La grande agevolazione che ci viene offerta è quello che con il varo della legge finanziaria 2017, quello che è il credito d'imposta diventa qualcosa di dinamico, perché c'è l'opportunità di poter essere ceduto dall'utente, quindi il condomino, all'interno di un condominio si fa una delibera attraverso la quale i diversi condomini cedono con la delibera il credito d'imposta, per cui quello che è la quantità di contributo concesso attraverso il credito d'imposta viene trasferito sicta simpliciter all'impresa che dovrà effettuare i lavori. Motivo per cui a quel punto l'utente deve soltanto dare quel delta di differenza e che può essere anche finanziata in un periodo che è uguale a quello dell'ammortamento del credito d'imposta, 5 o 10 anni a seconda se si tratta di credito relativo all'efficientamento energetico piuttosto che a quello sismico. Oggi io condurrò i lavori, relazionerò e poi daremo il merito a chi tutto questo ha posto in essere, che sono dirigenti del CNA regionale. È un progetto che nasce dalla Sicilia ed è stato sposato dal CNA nazionale. In quel di Catania, alle Ciminiere, alla presentazione dell'evento, che ha visto 1300 presenze qualificate di soggetti, c'è una grandissima aspettativa perché per la prima volta, se è vero come è vero che in Italia ciò che manca è un flusso di denaro che possa invadere il mercato economico, questa manovra paradossalmente può mettere in circolo denaro in maniera keynesiana, perché materialmente si mette denaro fresco all'interno, diciamo, dei circuiti. Questo può rimettere in circolo l'economia bagherese, che sostanzialmente era fondata sull'edilizia, sul vastissimo indotto che lo riguardava, ma paradossalmente c'è modo di non ricorrere più negli errori del passato, nel senso che il nostro territorio sappiamo perfettamente che è stato devastato dal cemento armato. Questa è una buona opportunità affinché il patrimonio edilizio esistente possa essere rigenerato, salvaguardato, ristrutturato, senza che questo vada ad invadere un solo metro quadrato del nostro territorio. Lo stesso finanziamento di quella differenza che non va a contributo paradossalmente è a gratis, per un motivo semplicissimo, perché se io quel 30-40% che ho finanziato nel tempo in 5 anni lo rateizzo, avendo efficientato dal punto di vista energetico il mio appartamento, le recupero nella bolletta dell'energia.